say I'll move the mountains, and I'll move the mountains if he wants them out of the way. Oggi ci troviamo a Volpiano, in provincia di Torino, sede di Joss, un marchio che con la sua storia lunga 65 anni ha segnato indelebilmente il mondo del ciclismo italiano. Dentro ci sono Marco e Aldo e voglio andare a scoprire cosa hanno da dirci oggi. Entriamo. Marco. Ciao Andrea, grazie per la visita. Guarda, sono venuto a trovarti perché voglio che mi spieghi la storia, la vostra storia. Certo. È una tradizione di famiglia quella. Sono molto contento di parlarti della nostra piccola realtà a cui teniamo molto, essendo, come hai detto tu, una realtà prettamente familiare. La nostra storia inizia nel 1948 come costruzione di biciclette. Sì. Ma dobbiamo dire che mio nonno, prima della guerra, è stato un corridore, prima dilettante, e da dilettante ha partecipato alle Olimpiadi di Berlino nella nazionale italiana, di cui poi ti mostrerò le foto sulla parete. E nel 37 e nel 38 ho avuto l'opportunità di correre nella Legnano, che a quei tempi era comunque una delle squadre più forti che c'era, al fianco di Bartali, e partecipare a due Giri d'Italia. Come tutte le persone del suo tempo, ha dovuto poi partecipare alla guerra, quindi la sua carriera è stata stroccata da questo avvenimento, ma al suo ritorno, diciamo che accanto al suo lavoro da macellaio, comunque, sì, ha lavorato diversi anni, e la passione per la bicicletta è sempre stata parte fondamentale della sua vita, e ha aperto il primo negozietto nel 1948 appunto di biciclette, sia da corsa sia biciclette da città, con il quale ha avviato, diciamo, la nostra attività che portiamo avanti ancora oggi. Bene, bene. E quindi da lì poi è cominciato a prendere piede il tutto? Sì, diciamo che da lì, da questo negozietto, e la passione per le corse che mio nonno portava dentro, ha sempre cercato di trasmetterla ai giovani, e ha fondato il Velo Club Joss, di cui possiamo vedere la maglia appesa nell'altra parete. E diciamo che col Velo Club Joss i ragazzini del quartiere si iniziavano a affacciare al ciclismo, e un giorno si è affacciato in questo negozio un ragazzo alto di nome Italo Zilioli, il quale è entrato a far parte della squadra. E poi ha fatto la sua carriera come grande professionista, diciamo, ci ha riavvicinato a quello che era il mondo delle corse e dei corridori. Zilioli, con quella bicicletta che abbiamo là in esposizione, ha vinto il campionato italiano degli allievi nel 1959. L'anno dopo è stato dilettante, sempre nel Velo Club Joss. Mio nonno ha affrontato la squadra da dilettanti proprio per tenerlo come figlio proprio. E detto questo, ha avuto il suo contratto con la Carpone. Diciamo che la storia di Zilioli poi la conosciamo. Perfetto, quindi è stata una rampa di lancio per... È stata una rampa di lancio per ritornare al mondo delle corse. E il mondo delle corse che è arrivato molto più importante negli anni 70, con l'incontro con il signor Perfetti della Brooklyn, e con questa bicicletta che vediamo qua, che è l'Easy Rider, che è stato un pochettino il collegamento tra noi e la Brooklyn. E al Salone di Milano del 1972, appunto, mio nonno, con già mio padre, presenta questo tipo di bicicletta ispirata al famoso film di Easy Rider, e logicamente il signor Perfetti, guardando questa bicicletta, avendo in mente il sogno americano della Brooklyn, è stato subito folgorato e ne ha ordinate un centinaio per fare una raccolta, un concorso a premi. Quindi tu grattavi nei cicles, sì. Primo premio una Mini Cooper, secondo premio un Ciao, terzo premio un Easy Rider. Fantastico. E quindi diciamo che è stata quella parte poi dell'inizio della collaborazione. L'anno dopo, nel 73, Perfetti decide di fare una squadra di corridori professionisti. Vuole lanciarsi nel mondo, essendo il padre molto appassionato di corridori. Ecco. Avendo visto questo tipo di prodotto, ritiene che gli unici in grado di fornire una bicicletta come si deve per questa squadra fortissima sia appunto la Joss, e questa è poi l'inizio della Joss squadra corse, possiamo dire. Ma so che c'è un aneddoto anche per la squadra corse che Brooklyn ha richiesto, il famoso Blue Joss. Diciamo che, come abbiamo visto nella maglia del Velo Club Joss, il blu è sempre stata parte della nostra storia, però era spesso unito all'arancione. Molte biciclette erano blu, arancioni, e poi bisogna dirlo, in quegli anni lì
si faceva un pochettino quello che si aveva, le officine erano piccole, si verniciava come si poteva. La Brooklyn puntava molto sull'immagine, l'iconografia della maglia della Brooklyn è riconoscibile ancora adesso, tutt'oggi, e quindi volevano una bicicletta che si intonasse alla loro divisa stelle e strisce americana. Così l'arancione è stato subito messo da parte e siamo partiti forte con quel colore che poi è stato un simbolo, grazie anche alla storia dopo, della nostra produzione che tutt'oggi è ancora, quindi è ancora già lo stesso. Piccoli concetti di marketing, insomma. Certo, assolutamente sì, la riconoscibilità del prodotto, la scritta Torino sul prodotto, che comunque l'Italia è ancora oggi, forse ce lo stiamo dimenticando, ma era in passato, specialmente la città di Torino, la città dell'industria per eccellenza, e quindi cerchiamo di portarla avanti ancora adesso. Marco. Teniamo alto il Made in Italy. Teniamo alto il Made in Italy, esatto. E poi dopo Brooklyn si è comunque andata avanti. Diciamo dopo la Brooklyn siamo andati molto avanti. E la Brooklyn è stata forse la prima squadra professionista, ma poi c'è stata l'Iceborg, la Vermeer, un sacco di campioni come Godefroth, De Wolf, e Vittorie di Parigi-Roubaix, Milano-Sanremo. E il nostro esperienza nei professionisti è continuata fino agli inizi degli anni 2000. E poi abbiamo deciso, appunto per come dicevamo prima, di continuare a rimanere nel Made in Italy, di continuare a fare un prodotto come abbiamo sempre fatto nella storia, e avendo già comunque alle nostre spalle una buona esperienza con quel tipo di territori. Ciao. Piacere, posso darti del tuo, certo, Aldo? Ok, prima ho fatto la chiacchierata con tuo figlio Marco, però adesso faccio parlare te perché qua questo è il mio campo, il mio campo. Diciamo che qui sono tutte biciclette un po' da collezione che io ho sempre tenuto negli anni, cercato di pulirmele, aggiustarmele, perché questa è la mia grande storia. Qui partiamo da una bicicletta montata a Cavalleval da Campagnolo Due Stecche, una bicicletta del 48, un po' rimodernata da me, queste biciclette allora si mettevano in cantina e poi si tiravano fuori dopo 20 anni. Allora, con tutte le interbelle. Comunque fa, è una storia della mia famiglia, che segue subito questa qua, che è un anno dopo, è sempre Campagnolo, ma una stecca sola, che una stecca faceva lo stesso lavoro che facevano queste. Bicicletta rarissima questa, perché perché 49, nel 50-51 è già uscito il Simples con la levetta, quindi questi le hanno abbandonate tutte. Quindi è un cimeglio, diciamo. È un cimeglio, certo. Poi i cimeli più forti sono molto più questi, perché questa è la bici di Walter Godefroth, che ha vinto il Giro delle Fiandre nel 78, quindi una bella bicicletta. Quella ha vinto Liegi-Bastogne-Liegi con Dietrich Thurau, il tedesco molto forte. E quella è la nostra icona, è la bicicletta che ha vinto la quarta Roubaix di Dell'Amming. Ah, proprio qua c'è la con storia me dietro, dei, lì delle classicissime. È veramente, è proprio il mio momento. Concentrati di tecnologia. Di tecnologia forte, quando la bicicletta si capiva che era la bicicletta, perché la bicicletta è un sistema di forze, una bicicletta sono gli angoli che contano, una bicicletta non il peso. Aldo, siamo arrivati alla bici di Thurau. Questo ha vinto la Liegi-Bastogne-Liegi del 79. Un'altra classica. Grandissimo corridore, Gran Premio di Zurigo, campione di Germania. Questo è l'americano Andy Ernstine, che poi l'anno dopo ha vinto il Giro d'Italia, non con le nostre biciclette, ma qui era quando era nella squadra americana, da dilettante, usava questa bicicletta qua. Vedo che rispetto a quella del 79 è il manubrio più compatto. Diciamo che questo era un ragazzo più normale, questo era un Marcantonio di 1,95 m, certo, aveva due spalle. L'unico aneddoto veramente che mi ricordo tutta la vita è quel discorso legato di quella bici lì, che arrivo a Compiègne, alla partenza della Parigi-Roubaix, noi andavamo su il venerdì, arrivo, scendo tutte le biciclette dal furgone, scende Gualazzini e mi dice: Roger domani non vuole correre. Come non vuole correre? No, dice, giù di morale, non è a posto. Allora gli faccio a Gualazzini, dico: eccoli, vai su, chiamami Roger, digli che devo parlargli. Dopo mezz'ora scende Roger, cosa c'hai da dirmi, Aldo? Senti Roger, guarda un po' che bicicletta ti ho fatta per domani.
Poi scende, la guarda, fa 100 metri, torna indietro e dice: sei un fenomeno. Cercavo di aiutarli al meglio, infatti noi come Brooklyn vincevamo tutti. Un mio amico è venuto, adesso lui fa un libro sui meccanici, sì. E lui lo chiamavano il principe dei meccanici, un francese. È venuto con questo libro qua e diceva: vedi, ho lasciato queste 3-4 pagine in bianco perché voglio fare un articolo su di te che dica: se io ero il principe, tu eri il re. Grazie Aldo delle tue curiosità, dei tuoi aneddoti, delle tue spiegazioni. Anche oggi abbiamo scoperto un prestigioso marchio italiano che ha fatto, diciamo, la storia, anzi lo diciamo proprio forte, ha fatto la storia e l'abbiamo qua presente. È stato un piacere. Grazie Andrea, grazie ancora, alla prossima. Alla prossima e buone pedalate. I say I'll move the mountains and I'll move the mountains. If he wants them out.